Finalmente, dopo molte promesse, anche BMW ha in portfolio la sua vettura elettrica. Ma quali sono le principali differenze di questa vettura rispetto al segmento di mercato al quale appartiene, trattandosi di una BMW? BMW è conosciuta per il suo piacere di guida, per questo le aspettative verso BMW i3 sono molto alte. E anche una vettura elettrica deve offrire lo stesso piacere di guida, dal momento che appartiene a un segmento premium. La prima volta che l'ho guidata, anch'io mi aspettavo che fosse una vera BMW, anche se elettrica. L'ho guidata in città e fuori, e mi è piaciuta moltissimo, soprattutto per l'accelerazione e il divertimento che offre mentre la si guida. È un'auto molto veloce, ma al contempo in città è molto agile, e viste le sue dimensioni contenute può andare dappertutto, conservando all'interno uno spazio e un'atmosfera che la rendono molto abitabile. Date le generose dimensioni dell'abitacolo, posso portare i miei amici con me, e lo spazio è più che sufficiente anche per lo shopping. Insomma, piacere di guida confermato. Insomma, possiamo dire che questa volta l'approccio BMW tipicamente maschile si rivolge anche all'universo femminile. Well, I haven't heard of that aspect because I myself drive also BMWs, but so di questa caratteristica anche perché ho guidato sempre BMW. Questa in realtà è un'auto per entrambi i target, maschile e femminile, soprattutto in città, dove esiste per entrambi il problema dell'agilità e dei parcheggi di dimensioni ridotte. Del resto, il piacere di guidare è apprezzato sia dagli uomini che dalle donne. Something that men and women enjoy, I guess. Questa non è semplicemente una vettura elettrica, è una BMW elettrica. Quando avete testato il progetto, avete certamente testato la reazione del vostro target nei confronti di una vettura come la i3, che propone una nuova idea di mobilità. Ok, first I have to tell you the idea of the project are two things. First is to save the future of the BMW group. Per prima cosa voglio dire che l'idea del progetto contiene due riflessioni. La prima è riferita al futuro del gruppo BMW, che oggi è una casa automobilistica guidata dalla tecnologia. Una società di ingegneri che intende proporre al mercato le migliori soluzioni tecnologiche possibili. Proprio per questo abbiamo voluto sviluppare una tecnologia che riteniamo fondamentale per il futuro e che riguarda i materiali con i quali è costruita la i3, la tecnologia impiegata nel costruirla, così come il sistema di propulsione elettrico. Quindi la prima cosa è avere una società come BMW pronta per il futuro. La seconda ragione è cosa c'è dietro la mobilità. Cosa pensano a proposito della mobilità e del suo sviluppo non solo i nostri clienti, ma anche i potenziali, specialmente per quanto riguarda questa vettura all'interno delle grandi regioni urbane, le cosiddette megacity. Per questo abbiamo analizzato come vive la gente e quali sono i trend più importanti e significativi, non solo per quanto riguarda la guida e la mobilità, ma anche per ciò che attiene alla sostenibilità, riferita a tutti i processi di costruzione di un'auto, che ci obbliga a perfezionare nuove tecnologie rispetto al passato. Tutti i trend più importanti legati alla globalizzazione sono legati anche alle nuove frontiere della comunicazione tra gli individui, anche attraverso i sistemi da auto ad auto, la conoscenza e la comprensione di cosa sono le ragioni che spingono l'utente a comprare o a non comprare un'automobile. Se guardiamo al Giappone, per esempio, sempre più spesso accade che i giovani utilizzino le risorse economiche di cui dispongono per acquistare prodotti legati alla tecnologia informatica o alla comunicazione e non per acquistare la loro prima auto. Se andiamo in America o in Europa, vediamo che i giovani hanno un atteggiamento più razionale nei confronti della mobilità. Non è più così importante avere subito l'auto o avere quella migliore. È per questo che abbiamo progettato un'auto come la i3, legata a soluzioni alternative rispetto alla mobilità, che non si limitano all'auto, per rendere più attrattivo per queste persone un prodotto come la i3, dal momento che non cercano solo un'auto, ma una soluzione di mobilità che potrebbe comprendere anche il car sharing, senza che ciò debba costituire un problema. Ma adesso parliamo di prodotto e inquadriamolo nella sua sostanza. Cos'è la BMW i3? La BMW i3 è una rivoluzione in casa BMW e anche nel mondo dell'auto. La BMW i3 è un'auto nata per essere elettrica, quindi è una vettura che non nasce per avere un motore a combustione interna, ma è un'auto che nasce apposta per la mobilità elettrica. Questo vuol dire rivoluzionare il sistema costruttivo dell'auto.
vuol dire creare una vettura con gli spazi giusti per i nuovi componenti, quindi per le batterie, per il motore elettrico, per garantire pesi leggeri, autonomie elevate e un prodotto completamente nuovo. Ma allora cosa vuol dire per un marchio premium buttarsi in un segmento che offre già molteplici alternative e che però non possono essere comparate in termini di posizionamento? Pensiamo che questo sia un prodotto completamente innovativo e che si introduca in un mercato in realtà molto giovane e molto nuovo. BMW lo affronta in maniera completamente diversa, offrendo un prodotto che appunto nasce per essere elettrico e crea anche all'interno, quindi anche l'ambiente del veicolo, con una ricerca e una ricercatezza della natura, dei nuovi materiali, dei sistemi riciclabili, e quindi è un approccio completamente diverso nel mondo dell'auto. Gli utenti della nuova BMW i3 dovranno necessariamente cambiare punto di vista, ma lo stesso dovrà accadere anche per la rete dei concessionari dove la troveremo e che si occuperanno di questa vettura, rete che dovrà essere appositamente formata allo scopo. Certamente la i3 richiede anche dal punto di vista di concessionari, quindi di punti vendita e di assistenza, delle novità. Per questo motivo al momento la vettura viene venduta in Italia attraverso 14 agenti dislocati sul territorio nazionale che saranno in grado di parlare con nuovi clienti per formare a loro volta le persone interessate a questo veicolo e per fornirgli anche la massima assistenza possibile. Come si sa, le promesse vanno mantenute. Adesso BMW i3 è una realtà pronta per le strade d'Europa.